Fregete. Hello, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Inazuma Eleven Go Chrono Stones Fiamma Randomizer. Credo che non ci sarà mai un altro gioco con un nome così lungo, ma benvenuti in questo secondo appuntamento. Dopo il primo bellissimo appuntamento è ora di continuare la storia di Demeter e di Trapper. Ho dovuto anche disattivare la musica perché proprio terreno perfetto per copyright. Questa sì è una macchina del tempo, Demeter, è normale che tu non lo sappia perché tu non vieni dal futuro, ma vieni da un mondo normale dove i bambini possono tirare calci ai palloni e farli diventare di fuoco. In fondo anche Roberto Carlos tirava cannonate a 130 km orari. Oh no, è Fred Astaire! Chi è? E tu chi sei? Angelio? Che bel nome! Ma... oh, porta la gonna! A onor del vero, se la società non ci giudicasse troppo aspramente... A me non piace, però quelli che portano le gonne, i maschietti, li rispetto. Li rispetto perché la gonna è areata, fa prendere aria. E sfido chiunque a dire con i jeans anche si prende aria, no. Con i jeans dopo una giornata intera passata a lavorare, vi levate i pantaloni e gli odori. Ma andiamo avanti comunque, dai. Voi collaborerete con noi. Ma, vabbè, ci sta, controllo mentale, insomma. Siamo arrivati, eh sì, siamo nel presente in teoria. Fortuna più. Ora però, io non vorrei dire nulla, ma questa qui sta guardando la macchina del suo insegnante preferito. Stalker? Aspetta però, eccolo qui! È un maniaco! Chi è? Arion Sherwin. No, sono Demeter. Non abbiamo bisogno del dolore, della sofferenza, del ca... Dai, questo dolore e sofferenza! Avete già stancato! Angelio, bello Angelio. Orable. Orale! Allora, devo vincere, immagino. Dove siamo? What? Oh my god, bro. Per il momento non ci sono altri nemici da sfidare, quindi direi che possiamo proseguire tranquillamente. Non devo per forza fare tutte quante le sfide, visto che non ci sono. A noi invece le sfide ci sono. Goldie! Siamo comunque pronti per partire, Wonderbot. Dai, torniamo al tempo di Mark Evans e i suoi. Oh, eccoci alla Raymond di 11 anni prima. Che bella che era. Un po' gialla. Vediamo un po' chi è in realtà il nostro Marco Ivano. Q-Black. Siamo sicuri che sia questo il posto? È un po' sporco. Lo rimettiamo a nuovo. Q-Black. Forte Q-Black. Sarebbe interessante averlo in squadra. Averla? Non mi ricordo se Q-Black è un maschio femmino, ma sinceramente ha importanza? No! Però è solo per usare i pronomi corretti. Che poi secondo me i pronomi sono una gran puttanata, ma comunque. Eccoci qua. Siamo allo stadio di Football Frontier. Beh. Dove sono? Ci affronterai in una partita. Eh? Una partita di calcio? No, di briscola, ovvio! Quindi chi è 18, quanto fa? Cancelleremo il calcio dalla vita di Mark Evans e Arion Sherwin. Oh, duri come le pigne proprio, eh? Che poi vorrei far notare, io sono di livello 4 e loro di livello 2. Allora, immagino che inizieranno loro, giusto? Beh, certo, ti pareva? Siamo pronti ad avviare le operazioni, e voi? Amico, se riusciamo a fare una partita normale... Che bella divisa. Se riusciamo a giocare una partita normale senza che tu parli ogni 3 minuti, io sarei molto più contento. Fermerò quella palla! Mo so cavoli tuoi. Riempi la barra di avanzamento con molto piacere. Sì, però. Allora, io ho detto che la riempio con molto piacere la barra di avanzamento, però mi devi far. Mi devi lasciar fare, mi devi lasciarla riempire. Cioè. Io non so se questo ha un tiro, però faccio mano di luce. Vabbè, non ce l'ha un tiro, ok, però è parata comunque, dai. Almeno questa piccola consolazione. Ok, mano di luce che poi era neutra. Perché? Scusami? Come c'è finita lì? Come? Come? Ma
come invincibile, ma scusami. Ah, perché devo riempire la barra di avanzamento, certo. Certo, scusami, no, è che stavo un attimino a pensare a fare gol e basta. Allora, io sono... No, chi sono io qui, però? Ma guarda, Dimitri è la scelta più ovvia. Chi evoca? Oh, Musashi? Amoret. Amoret, però non è giusto. Amoret è la mia crush segreta, non puoi evocare così. Dai che vinco lo scontro! Mamma mia, distrutto proprio lo spirito guerriero. Che delusione. Vai, Grandpa Danger, evoca il tuo spirito guerriero. Vai, Ferrir, grande. Oh, ecco qua il lupone! Belva infuocata, bestia, pensavo che fosse. Invece è una belva, non è una bestia, è una belva. Assetata di sangue. Dai, fermalo! Devi fermarlo! Posso ancora fare una mano di luce. Ok, e questa è parata, quindi dovrei aver riempito la barra d'avanzamento? In teoria? Mamma, 113, wow, già livelli così alti, sì. Ah, questa mano di luce respinge? Ma che mano di luce è che respinge? La mano di luce cattura! Boh. Allora, Grandpa Danger, io ti dico una cosa. Artigli infuocati, devasta, non mi interessa. Basta che prendi palla. Fai quello che ti pare, non voglio sapere come. Prendi palla e spazzala via. Vai. Vai. Oh, oh, guarda un po' qua. Oh, i ginepiti. Ah no, però c'è la banata. Dovevo andare in Miximax. Ma forse no. Ma di uno! Ma ti pare possibile? Vai, Miximax con papà, diceva, ma in realtà... Poi dice tirano, ma comunque non mi interessa. Scatto repentino? Ah, bene. Shippudash! E mo facciamo un bel gol. Vai! Non ho fauci giurassiche. Ah. In effetti, lui si è fuso con papà, non con tiranno. Quindi non ha il tiro, ma ha la difesa. Se non sbaglio, è finito il primo tempo e arriva. Victor, ci sei anche tu? Tu non sei. Non sono Victor, ma non ci sei andato troppo lontano. Stanford. Quindi ora bisogna riempire un'altra barra di avanzamento, vero? Sì, per evocare... Sì, lo vediamo presto. Allora, Stanford, vediamo un po' che sai fare. Facci vedere, grande Stanford. Inizia bene, il ragazzo sa come muoversi, eh? Stanford ce l'ha il tiro, non mi è parso che avesse un tiro, ma una tecnica offensiva. Boh, proviamoci. Tiro, vai, massima potenza, vediamo un po'. A parte che il portiere userà sicuramente una tecnica per pararsi. A mani nude, bravissimo tu. Ok, ora rubo palla con Trapper, a 100% la rubo, perché Miximax è tosto e si avanza. Oh, pronti? Ruggisci dal profondo del tuo cuore! Capo supremo della guerra, Pendragon, armatura! Oh, che bello. È in grado di indossare l'armatura. Può farlo anche Dimitri, certo. Ora ci provo! Super meglio trovato! Armatura! Questa la voglio vedere perché l'armatura è carina comunque, dai. È un po' standard, no? Però è carina. Let's go! Che se devo essere sincero non so neanche quale sia il tasto select sull'emulatore, quindi
scoccata ribarista, non so, stoccata mi è uscito. Scoccata ribarista, sì. Non so perché l'atticcio ho messo in mezzo. Stordito addirittura. Se segniamo entro 2 minuti di orologio del gioco, dovremmo essere in grado di fare un altro gol senza che lui possa proprio neanche provarci a parare. Ecco, ora ci siamo, sì. Era Enter a quanto pare, Select, neanche me lo ricordavo. Non ho nessuna tattica. Ce l'ho d'attacco sicuramente. Allora, guarda, facciamo così. Tu avanza e parallelamente Trapper avanza. Vai, Stanford, scansione digitale, bella. Mette l'occhio, vede per bene dove passare. Ecco, questo è il percorso perfetto. Ottimo. Vai, tu avanza ancora, non ti preoccupare. Un'altra scansione digitalissima. Che fai tu? Attacco, quindi ti frego. Beh, io uso una tecnica, mica cotica. Oh, ma con chi ti credi di stappar l'acqua? Ah, troppo avanti sono andato. No! No! Guarda quanta fatica avrà fatto. Allora, aspetta, amico mio, perché qua mo sorge il problema. E io ti avevo con la regina nera. Fratello, ti avevo con la regina nera. Anche lui ha la regina nera, giusto? Ti attacco, dai, ti attacco. Eh sì, la regina entrambi. Quale regina la più forte? La mia. La mia regina ha vinto. Beh certo, è mia, se no era tua. Questa è una citazione poco conosciuta, ma un giorno imparerete. Allora, si va! Tiro fantasma! Dai! 3-0! Come godo! Pummete! Che bello! Siamo super forti! Vai, facciamo un 4-0! Ma sì, dai, 4-0 ci può stare, dai! Che goduria. È finita, perfetto. Vai, 4-0, 3 gol ha fatto Trapper. Trapper è un bomberone. Abbiamo fatto i bei livelli. Abbiamo Lancelot e allenatore Bigfoot. Cosa? Piedone ci viene a fare da allenatore? Dai, con sto disco volante. Ma che succede? Dobbiamo quindi dare un'occhiata al centro sportivo. Ma come corre Stanford? Anzi, come corrono tutti? Ma loro sono costruiti sui modelli di due ragazze, ecco perché corrono in questa maniera. Oddio, che è successo qua? Daisy, certo. Il calcio è tornato, sì, loro non sanno niente purtroppo. Ehi ragazzi, lì c'è Terracotta, abbiamo tanti bei personaggi. Welle. Pensavamo ti fossi perso il giorno libero. Lui parla così come un robot perché... insomma. Non tutto è tornato come era prima allora. Accidenti. Chi è questi due mo? Che fisico c'hanno? Dovrebbero avere un modello più alto. La loro testa non corrisponde. Sael! Quindi questo Stanford viene da una realtà fasulla. Da una realtà che solo lui conosce. Wu non era un personaggio particolare tra quelli top player? O forse mi sbaglio io con un altro? C'è Cantropo. Perché non alteriamo il passato? Perché non funziona così? Cambi la linea temporale del passato, non cambi il tuo presente, cambi quella vecchia. Beh, direi allora che finisce questo secondo episodio di Nazome Eleven Go Chrono Stones. Spero che le musiche che ho messo vi siano piaciute e vi siano sembrate, non dico per forza adatte, ma comunque che abbiano un attimino vivacizzato il tutto. E tra l'altro i vecchi video di Nazome Eleven Go Chrono Stones ho dovuto modificarli perché mi dava problemi col copyright e me li bloccavano. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito il video, spero che la serie sia di vostro gradimento per il momento. Poi più andiamo avanti più ovviamente diventerà interessante con tutti quanti i personaggi che si aggiungeranno. In descrizione trovate tutti quanti link utili e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!